Bella ragazzi, sono Fede dell'Hub. In questo video parleremo dei 10 giochi più belli di Dragon Ball. Nonostante il caldo e probabilmente la metà di voi che state guardando, che state sotto l'ombrellone a pigliare il mare e a farvi belli, bravi, noi stiamo qua a fare dei video incredibili. Mi raccomando, raggiungiamo 500 mi piace, perché il primo posto di questa classifica non è proprio il gioco che tu ti immagini. Dragon Ball Xenoverse prende i migliori elementi di un gioco di ruolo e della serie animata e li combina in un gioco veramente bello. La storia unica si dipana attraverso un avvincente canovaccio, un ottimo sistema di combattimento e mosse speciali fantastiche che fanno di questo gioco un must per gli appassionati. Comunque, la cosa che rende Xenoverse veramente unico è la creazione del personaggio, che permette di modellare dei combattenti Z unici. Come poi ogni RPG che si rispetti, l'eroe livella attraverso la storia, aumentando le sue caratteristiche, equip e mosse. Non c'è molto da dire su Dragon Ball Z Super Sonic Warriors, perché è un semplice, tra virgolette, picchiaduro 2D con dei render bellissimi dei personaggi che lasciano proprio immaginare che siano usciti dall'anime per entrare nella nostra console. Ha purtroppo un roster limitato a 13 personaggi, ma ognuno di essi ha un set di mosse diverso e molto caratterizzato, non limitandosi a spingere a casaccio i tasti, ma creando una strategia funzionale in base all'eroe scelto. I comandi dinamici della cam creano una bella illusione di sfondo, mentre gli artwork sono un omaggio perfetto allo stile di Toriyama. La IA inoltre non è niente male, allungando quindi la longevità del gioco, che è perfetto per qualcuno che cerca un'esperienza rapida ma con il giusto grado di complessità. Possiamo far risalire la serie Butoden ai giorni mitici del Super Nintendo, ora rigiocabili alla grande, grazie agli emulatori che permettono di godere sia delle versioni americane che giapponesi tradotte in inglesi, che non sono mai arrivate in Europa. Tipico gioco di lotta 2D, dove ogni personaggio ha lo stesso set di mosse, ma in base all'eroe scelto cambia la tipologia dei colpi, prendendo molto spunto dalla serie Marvel vs Capcom, mettendovi nella condizione di creare dei team con personaggi intercambiabili. Non è semplicissimo masterare le varie combo, perché esistono vari livelli di complessità e l'inclusione di mosse speciali rende l'esperienza sempre diversa. Molto simile a Extreme Butoden, Super Sonic Warriors 2 prende appieno lo spirito dei picchiaduro arcade 2D, usando come spunto Street Fighter Alpha 3 ad esempio, niente male, mettendoci però i vostri guerrieri Z preferiti. C'è un grande numero di modalità di gioco, con meccaniche solide e una marea di combo velocissime e mosse finali tipiche, ma nonostante tutto si può giocare anche se non si è dei super esperti, spingendo tasti un po' a casaccio, e così sì. A livello di grafica c'è un fantastico contrasto con gli sprite 2D e lo sfondo 3D, con una camera che fa notevolmente il suo lavoro. Costruito sulle solide fondamenta del suo predecessore, Super Sonic Warriors 2 offre un ampio margine di miglioramento sia nel combattimento che nelle visuals, soddisfacendo sia i fan più duri e puri che i casual gamers in cerca di vivere avventure nel mondo di Dragon Ball. Nonostante un roster personaggi ridotto a soli 21 combattenti, questo gioco possiede una profondità e complessità veramente soddisfacente, restando comunque accessibile anche ai nuovi giocatori. Le meccaniche di combattimento sono il punto forte di questa produzione, utilizzando strategia e colpi lanciati al momento giusto piuttosto che tasti premuti a caso. Burst Limit inoltre graficamente è eccezionale, creando un'esperienza totale. Con più di 50 battaglie ad attendere il giocatore, è una tentazione non da poco giocare a questo piccolo capolavoro. Forse il gioco meglio riuscito della serie Legacy, Dragon Ball Z The Legacy of Goku 2, permette il controllo di molti personaggi, da Goku a Piccolo, permettendo anche un'immersività maggiore rispetto al primo gioco della serie. Inoltre il combattimento è più contestualizzato ed interessante, con nemici più difficili, soprattutto quando attaccano in gruppo. Legacy 2 inoltre espande in modo inverosimile la quest principale, avendo almeno 20 ore di gioco solo per la main quest, incentivando veramente il giocatore a spulciare punto per punto ogni angolo della mappa. Con quasi 10 giochi Budokai e Shin Budokai a popolare le nostre collezioni di giochi su Dragon Ball Z, molte delle quali purtroppo non proprio brillanti, Budokai Tenkaichi 2 è un'ottima produzione all'interno del già veramente saturo mercato dei videogiochi su Dragon Ball Z. Partendo dal concetto base di picchiaduro, la visuale in terza persona di Budokai Tenkaichi 2 e il concetto di free roam donano al gioco un'immersione quasi cinematografica, oltre che ad un'ottima interattività nell'esplorazione. E c'è davvero da giocare, visto che i personaggi spaziano
spaziano dalla prima serie di Dragon Ball fino a Dragon Ball GT, dove davvero però brilla Budokai Tenkaichi 2 è il combattimento, costruito sulla base del primo gioco e comprendendo finte, counter e controlli molto intuitivi. Attacchi a corta distanza, colpi di energia, danni all'ambiente, tutto questo permettono di creare effettivamente una bellissima esperienza di gioco e lasciando al giocatore veramente ore ed ore di divertimento. Tutti i fan di Dragon Ball hanno avuto o hanno tuttora il sogno segreto di poter partecipare agli eventi fantastici che accadono nel mondo creato da Toriyama, partecipando a battaglie importanti e conoscendo i personaggi della serie, come Goku e Vegeta. Beh, questo gioco lo permette. Con un miglioramento spaziale rispetto al gioco originale, Xenoverse 2 ha lo stesso sistema di creazione del personaggio, ma aggiunge una marea di nuovi contenuti. Ottimo il sistema di controllo, reattivo e con una sistemazione dei pulsanti ottimale, controlli della camera responsivi ed enormi aree da esplorare e nelle quali combattere. Le visuali incredibili e cinematiche da sballo danno veramente un'esperienza da non perdere a tutti i fan della saga, lasciando anche i meno appassionati un dolce boccone da masticare. Migliorando ancora tutti gli sforzi fatti in Budokai Tenkaichi 2, il 3 ritorna come una forza della natura, con il roster di personaggi più grande di tutti i giochi di Dragon Ball, 161 in totale, offre tantissime opzioni di rigiocabilità e grandi contenuti. C'è inoltre un nuovo sistema di giorno-notte che migliora alcune abilità in base ad alcune condizioni. Anche in questo gioco il sistema di combattimento vince, con il sistema di due tasti facile da impugnare, sì, ma gratificante da masterare, con tante combo e un interessante curva di apprendimento. I combattimenti sono stati bilanciati rispetto al gioco precedente, con più counter difensive che rendono effettivamente più gestibile il combattimento. L'esperienza complessiva è fenomenale, lasciando al giocatore un gioco immersivo e curato, e tantissime ore di combattimenti. Per i non fan della saga è un bel rischio immergersi nell'universo immenso di giochi legati a Dragon Ball. Dopotutto c'è una storia e una lore che comprende fumetti, cartoni animati e altri giochi correlati. Ma un gioco può racchiudere tutto questo in una sola fantastica esperienza? Sì, Budokai 3 è forse il connubio perfetto per chiunque, da appassionato a curioso, utilizzando tutti i punti di forza della serie Budokai, dal sistema di combattimento profondo allo story mode avvincente, passando per un'ottima gestione della cam e un'esperienza complessiva avvincente. È difficile trovare giochi praticamente perfetti, ma in qualche modo Budokai 3 raggiunge l'equilibrio tra accessibilità e profondità, creando effettivamente un must have per tutti gli appassionati di picchiaduro, fan di Dragon Ball o no. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace, commenta ed iscriviti al canale. Quali sono i giochi che tu preferisci di Dragon Ball che non abbiamo messo in questa lista? Ti dico che ne avevamo anche tantissimi a scelta, abbiamo veramente faticato a selezionarne 10, i più godibili, partendo anche dagli antipodi, quindi insomma, ci abbiamo messo un po' di impegno, facci sapere. Da Fede è tutto, stay lab e al prossimo video!